a tale quale, con un brano potentissimo intitolato Crazy, c'è Seal. Church by the face, he talks about the people going under. In the sight of the serpent, he hears what I guys did for. His mother like the door. When lies the prize and steal his life and sleep. Guardate il trucco, non so se avete notato il trucco, è impressionante. Grazie. Con le cicatrici, è impressionante. Prima di fare i complimenti a lui, farei i complimenti al trucco. No, no, pazzesco, super, pazzesco, super, pazzesco, veramente pazzesco. Pazzesco. Alessandro, iniziamo da te. Io ho grande ammirazione per le sue grandissime capacità canore interpretative. Però io Seal l'ho ascoltato da piccolo fino all'ossesso e credo che ci fosse un po' troppo di Marco e poco di il grande Seal. Aspetta, mi spiego. No, no. Spiego. Cioè, conoscendo le sue capacità di salire con una grandissima forza canora, credevo che potesse arrivarci con quella pienezza e qui invece Seal ci arrivava quando aveva questi acuti o quando anche caldo la sua voce era piena, era sempre piena. Invece la sua forse perché insomma era troppo rauca. La sentivi molto la voce di Marco, ho capito. Scusami, Loretta, sentiamo Loretta. Ma ci mancherebbe. Allora, io ho sentito questa interpretazione di Seal recentemente, cioè un po' più recente rispetto alla prima disco, volta che l'ho e canta in maniera diversa lui, perché il tempo passa per tutti e quindi secondo me Marco si è avvicinato più a live. Sì, si è riferito al 2000, sì, non mi ricordo, ecco, e quindi lui non canta più come prima, giustamente, come tutti noi. Io trovo che sia stato somigliantissimo e poi mi auguro che il pubblico
come Alessandro conosca Seal, perché è difficile che uno capisca quanto è stato bravo se non conosce il cantante, perché magari è un po' di nicchia, diciamo. No, è famosissimo. E quindi io lo conosco. Noi conosciamo molto bene Yula De Palma. Sì, è un mondiale di nicchia. Ma è per questo che io dico. No, io, ma sai, io l'ho apprezzato è un po' moltissimo. La forza di tale quale che abbiamo detto più volte. Sì. Magari la scorsa settimana qualcuno, una gran fetta, non conosceva il Trio Lescano perché sono i più giovani, ma conoscono Seal, e viceversa, magari stasera. Esatto. Hanno modo di apprezzare Nancy Sinatra nello stesso tempo. Spero, perché così si capisce Seal, anche il capito? Tipo di quindi è la forza anche di tale quale, no? Che forse è l'unico programma dove si possono incontrare generazioni e scoprire anche generazioni. Esatto. Andiamo da Enrico. Guarda. Molto pittoresco. Veramente è crazy, pazzo. Facciamo questa fuga insieme, una pazzia, dammi carta bianca. È già la seconda volta che mi piace. No, ma volevo sapere una cosa, scusa, adesso sì. Esco dal personaggio della romantica. Ma sti segni, chi te l'ha fatti? A ragazza di Zarrillo o il truccatore? Dell'altra settimana. No, la ragazza di Zarrillo non ha fatto niente, sono le protesi. Non riesco a parlare bene perché non sono i miei denti. Io ho apprezzato molto questa trasformazione. E questo è veramente tale e quale, cioè trasformarsi. Grazie. Christian, la chiosa finale. Tre parole per Marco: unico, spettacolare, superbo. Unico, bravo, spettacolare e superbo. Ti voglio bene, grazie. Accomodati pure.